tutta l'Europa si chiede come controllare meglio la filiera produttiva e la distribuzione dei prodotti alimentari dopo la scoperta di carne di cavallo negli hamburger finiti sugli scaffali dei supermercati. E mentre le verifiche continuano, cresce l'indignazione. 5 gli stati nei quali avveniva la trasformazione dei prodotti incriminati: Romania, Francia, Olanda, Lussemburgo e Cipro. Ma il problema riguarda molti altri paesi nei quali i surgelati sono stati consumati. Dalle lasagne distribuite in Svizzera e in Scandinavia ai tortellini tedeschi venduti in Austria. E lo scandalo rischia di estendersi ulteriormente, con conseguenze anche economiche e occupazionali, come in Francia, dove un'azienda si è vista ritirare la licenza. Nell'Irlanda del Nord, carne di cavallo è stata scoperta in una partita di hamburger di provenienza polacca fornita agli ospedali. E in Inghilterra tracce di cavallo sono finite nei pasti delle mense scolastiche. L'Italia, unico Stato a non aver appoggiato i nuovi test auspicati dalla Commissione europea, sta comunque svolgendo controlli per proprio conto e dalle prime verifiche non sono emerse irregolarità.